Ciao ragazzi, io sono Falconero e oggi siamo qua con uno scopriamo particolarmente atteso, uno scopriamo che io stesso non vedevo l'ora di realizzare, uno scopriamo su Fallout 4, per cui direi di non perdere tempo, gettarci subito nel vivo di questa nuova avventura e vedere un po' che cosa ci riserverà. Allora, iniziamo la nuova partita, direi proprio di sì. Sono emozionatissimo! Veramente tantissimo! Voi non avete idea di quanto tempo è che aspettavo questo momento, ragazzi. Saranno veramente anni. Il fottuto momento è finalmente arrivato. La guerra non cambia mai. Nell'anno 1945 il mio bisbisnonno, in servizio nell'esercito, si chiedeva quando sarebbe tornato a casa da sua moglie e dal figlio mai conosciuto. Realizzò il suo sogno quando fu posta fine alla Seconda Guerra Mondiale, con le bombe atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki. Il mondo si aspettava l'apocalisse. Invece, avvenne qualcosa di miracoloso. Iniziammo a usare l'energia atomica non come arma, ma come fonte d'energia quasi inesauribile. La gente scoprì un lusso che fino ad allora sembrava impensabile. Robot domestici, automobili a fusione, computer portatili. Però, nel XXI secolo, la gente si risvegliò dal sogno americano. Anni di consumi sfrenati avevano prosciugato tutte le risorse primarie. Il mondo crollò. La pace divenne un ricordo lontano. Siamo nell'anno 2077. Ci troviamo sul baratro della guerra totale. E ho paura. Per me. Per mia moglie. Per mio figlio. Perché il tempo trascorso nell'esercito mi ha insegnato. Che la guerra. La guerra non cambia mai. Mamma mia, ragazzi. Io c'ho seriamente i brividi e devo dire che porca puttana, ma che doppiaggio fenomenale ha sto gioco. Stasera farai un figurone all'auditorio dei veterani, tesoro. Tu dici? Ma certo. Ora preparati e lasciami lo specchio. D'accordo. Ma che spettacolo! Bene, adesso passeremo tipo mezz'ora a fare il personaggio, sappiatelo, perché... Mamma mia, ma che spettacolo! Bene, adesso toccherà trovare un personaggio che in qualche modo mi... si avvicini a quella che è la mia... il mio look, visto che voglio fare una cosa... sentirmi proprio protagonista di questa avventura, per cui direi di cominciare con questo che vagamente ci prende. Allora, vediamo un po' com'è la gestione di questo aspetto. Io posso fare tutto con una facilità disarmante, da quanto vedo. Ecco il mio bel maritino. Naso rotto. Si può anche girare. Vabbè, ma che spettacolo, ragazzi. Cioè, qua veramente... ci sarebbe da... Tesoro, pensi che il mio naso sia troppo grande? Da andare avanti per giorni semplicemente facendo il personaggio, ma porco Giuda. Vabbè, io direi che adesso allora cerco di fare una cosa abbastanza rapida. Mamma mia, ma è veramente spettacolare. Io non ho la più pallida idea di che cosa sto facendo. Sono una quantità di opzioni differenti veramente sconvolgenti. Ma guardate quanti! Mamma mia.
Vabbè, qua ce la prendiamo estremamente comoda perché... Sì, non male. Io vorrei fare un personaggio abbastanza normale. Ma perché ha gli occhi da cinese, Dio Bono? Un occhio normale si può avere? I tuoi occhi. Perché questo video, ragazzi, sarà probabilmente lo scopriamo più lungo che abbiamo mai fatto. Perché voglio godermi veramente ogni attimo di questo. Vabbè, facciamo che vanno bene questi. No, fanno veramente cagare a fischio questi occhi. Definisci. Mamma mia, sembra tipo un alieno. Che belli occhi proprio. Orecchia sventola, orecchie strette. Vabbè, cambiamo lo stile dei capelli. Allora, questo qua no. Professore, direi di no. Ranger urbano, questo da coatto di periferia proprio. Intelligenza straordinaria no. Corti rasati, peso massimo. Bei capelli, come al solito. Sti giochi. Io non ho mai capito perché i giochi di ruolo di qualsiasi genere hanno dei capelli inguardabili. Se ricordiamo pure quelli di Dragon Age Inquisition, lì veramente c'era da mettersi a piangere. Mamma mia, ma no, Pompadour, che cazzo di capelli sono? Rockstar, Beatnik, vabbè, i capelli fanno veramente cagare, per cui direi che manteniamo questi, Questo che nuovo taglio mi sta piacendo. vagamente ci pigliano con quelli miei, ma proprio vagamente. C'è qualche extra che si può mettere? Vediamo un po'. Segni. Lentiggini, no. Nei, madonna mia. Il neo è fatto benissimo. Guardate che roba. Vabbè, macchie. No. Mamma mia. Ma che spettacolo è? Vabbè, macchie non ne ho. Danni, sfregio sulle labbra, sopracciglio profondo, bruciatura, taglio centrale. Mamma mia. Sfregio, sfregio, labbra, sorriso forzato. Ma questo proprio da Joker. Graffio sulle labbra, cicatrice. Vabbè, io direi che volendo potrebbe pure andare così. Vediamo un po' il corpo. Cosa si può fare? Allora, magro, magrissimo. Direi che devo farlo se voglio farlo simile a me. Grasso, muscolosissimo. Via di mezzo. Ma io direi che possiamo fare una cosa abbastanza scialla. Ok, e direi che mi va bene così. La bocca non è che mi piaccia granché, ma possiamo farcelo piacere. Confermare il personaggio. Yes! Bene. Mamma mia, ragazzi, ma quanto ho desiderato che arrivasse questo momento. Non so quasi che cosa fare. Non posso raccogliere nulla. Qua non si può fare niente. Beh, direi che andiamo di qua. Hanno Buongiorno, signore. Il suo caffè a 78 fatto con un assegno di doppiaggio degno di emergenza. una serie TV, Avete ragazzi. avuto Cioè, attenzione? veramente fatto benissimo. Benvenuti. Appena consegnato. Comunque, io questi giorni stavo leggendo diverse cose sul fatto che la gente si sarebbe incazzata per la presunta Ah, scarsa che rilascio. qualità della grafica del gioco. A me onestamente non sembra faccia cagare neanche lontanamente, anzi, mi sembra veramente ben fatto. Sempre le stesse notizie. Poi io, per carità, sono stato uno dei primi ai tempi a scagliarsi un po' contro lo stile un po' cartoon del gioco, ma... Grognak il barbaro e la giungla dei bambini pipistrelli. Sembra che qualcuno abbia Il fatto la mio cacca. preferito. Mi occuperò del piccolo Qualcuno ha Sean. fatto la cacca, bene. Sai, Che all'inizio poi, tutto ragazzi, sembrava cioè, parliamoci chiaro, ma chi normale. cazzo se ne frega della grafica in Sono un gioco così come orgoglioso Fallout? di A te. prescindere dal fatto che secondo me è ottima, ma anche per chi non la reputasse tale, il problema qual è? Sugar Bombs, 100% del fabbisogno giornaliero di zuccheri. C'ha un'atmosfera paurosa sto gioco. Io vorrei andare a vedere mio figlio, visto che c'è. Figlio? Caro figlio, perché c'ho un figlio nero mentre noi siamo bianchi? Mia moglie mi ha fatto... Deve dirmi qualcosa? Adesso andiamo a indagare. Ehi, Cosworth. Cosworth. Non si azzardi a toccare il bucato. Io vorrei tanto averlo dentro casa. Ma
Vabbè, io direi che possiamo fare due chiacchiere con nostra moglie per capire più che altro perché il nostro figlio è Tesoro, nero. vuoi aprire tu? Quando vado io non fa che No, chiederti. io vorrei sapere perché il nostro figlio è nero, si può sapere? Non si può sapere. Va bene. Vediamo un po'. In TV cosa fanno? Allora, qua, stando al trailer, dovrebbe esserci il tipo alla porta. Dai, su, devi solo Dove rispondere. sta la porta d'ingresso Sì. di sta ca... Ah, già. Giustamente. Buongiorno. Siamo della Voltec. Buongiorno. Buongiorno. Vero? Guardi che cielo là fuori. Lei non sa quanto sono felice di poterle finalmente parlare. Sono giorni che ci provo. Si tratta di una questione della massima urgenza, gliel'assicuro. Urgenza? Che c'è di tanto importante? Oh, niente meno che il suo futuro. Non so se l'ha notato, signore, ma questo paese è diretto verso la rovina. Perdoni il mio linguaggio, ma il grosso boom è inevitabile, temo. E arriverà prima di quanto lei creda, se capisce che cosa ha in Ce la mente. sta ufficialmente Ora, tirando. io so che è un uomo impegnato e quindi non le ruberò molto tempo. Il tempo è una merce preziosa. Sono qui per informarla che, in virtù dei servizi resi dalla sua famiglia al paese, per vostra fortuna siete stati scelti per l'accesso al Vault locale, il Vault 111. Sembra fantastico. Magnifico. Oh, lo è, mi creda. Bene, siete già autorizzati ad accedere al rifugio in caso di annientamento atomico imprevisto. Devo Beh, solo incoraggiante. verificare alcune informazioni, nient'altro. Va bene. D'accordo, procediamo. Splendido, splendido. Adesso vediamo. Ah, mo sono veramente cazzi, perché adesso io devo capire che tipo di personaggio vorrò sviluppare, che è una cosa abbastanza delicata. Vabbè, le statistiche sono quelle che tutti ben conosciamo, ovvero forza, percezione, costituzione, carisma, intelligenza, agilità e fortuna. Io direi che non lo so, ma non ne ho la più pallida idea. Io direi di partire con una cosa. Dunque, io di carisma sono sempre andato giù con brutalità, in questo gioco. Costituzione possiamo fare così. Vabbè, se io cominciassi con una cosa tipo standard, no? Un bel 4 a tutto. E allora, a me di fortuna in questo momento non me ne frega una mazza, perché possiamo lasciarlo ad 1. L'agilità non risolve la prontezza fisica, i punti azione, quello serve. Intelligenza, ci serve. Costituzione non, al momento non mi interessa. Percezione non mi interessa. Io direi di andare così. Facciamo una cosa, ecco. Così magari dall'inizio. Perché non posso accettare? Dare un nome al tuo personaggio prima di continuare. E dov'è? Ma io dov'è che posso dargli il nome? Devi dare un nome al tuo personaggio prima di continuare. Ma vaffa. Non l'avevo neanche notato. Allora, maiuscolo. Falco. Al solito. Sapete che il filmato è mio e non l'ho rubato da nessuno. Ok, accettiamo. Magnifico, è tutto. Devo solo consegnarlo al Vault. Congratulazioni per aver protetto il vostro futuro. Bene. Grazie ancora. Per Ehi, è una sicurezza in più. Varrà pure qualche scartoffio, no? te, Sean, non esiste prezzo troppo alto. Ottima risposta. Ho i miei momenti. Bene. A questo punto io dovrei. No, non devo vedere la TV. Ma si rifiuta ancora di calmarsi. Credo che abbia bisogno di un po' del suo affetto paterno. Andiamo a dare un po' di affetto paterno a questo figlio che non ci appartiene, visto che ha un colore diverso dal nostro. No, scherzi a parte. Allora, vediamo. Giochiamo un po' col bimbo. Come stanno i due uomini più importanti della mia vita? Gira un po' quella giostrina.
Mamma mia, ragazzi, cioè comunque a livello di introduzioni Bethesda veramente non si batte. Molto meglio, eh? Ascolta, cioè sono lì che potremmo andare un po' al parco dopo colazione. Il tempo dovrebbe reggere. Va bene. Sì, è una buona idea. Signore? Signore? Io gli ho fatto una faccia ignobile a sto personaggio comunque. Non mi piace minimamente. Andiamo a vedere cosa vuole Cogsworth. Seguito da lampi accecanti, suoni di esplosioni. Stiamo bene. Cercando di ottenere sta per succedere di tutto? Sembra che abbiamo perso i contatti con le stazioni affiliate. Stanno arrivando rapporti confermati. Ripeto, madonna mia. Il bello è che so già come va a finire visti i trailer, ma c'ho l'ansia lo stesso. Mamma. Dobbiamo andare al Volta, subito. Namo, forza. Via, 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 via. Abitanti di Sanctuary Hills, se siete... Non posso guidare, no, a piedi. Mamma mia, ma che angoscia crea sta situazione. Via, via. Dov'è mia moglie? Moglie? Aiutami a portare tutto. Via, via. Presto! Presentatevi al cancello! Presto, presto! Io sono la volta! Non puoi entrare! Io entrerò! Non potete fermare! Qual è il problema? Dobbiamo entrare! Siamo sulla lista! Bambino, uomo adulto, donna adulta. Ok, procedete. Grazie. Ah, ci fanno entrare? Voi due! Ma grande! Che ne sarà di tutta quella gente fuori dal cancello? Stiamo facendo tutto il possibile! Non vi fermate! Andiamola! Non te ferma a te! Su! Andiamo, 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 andiamo. Presto. Salite sulla piattaforma, al centro. Forza, forza. Mamma mia. Ci siamo quasi. Ce la caveremo. Vi amo, tutti e due. Ti amiamo anche noi. Oh mio Dio. Tieniti! Questa cosa non può andare più veloce! Mamma mia! Dio che ansia! Terribile sto pezzo! Cioè, viverlo in prima persona è completamente diverso da quando l'ho visto nel trailer! Dio mio! Ah, siamo vivi! Siamo al sicuro. Scendete tutti dall'ascensore e salite con calma le scale. Non dovete preoccuparvi. Vi sistemeremo tutti nella vostra nuova casa, il Vault 111. Un futuro migliore sottoterra. Quindi dobbiamo... Sì, salire le scale. Non posso crederci. Se fossimo usciti un minuto dopo, no, saremmo no. tutti. Non dovete pensare a queste cose. Ora siete al sicuro. Salite quelle scale e proseguite oltre quella porta. Mamma mia. Sta parte ce l'avevano completamente nascosta nei trailer, almeno in quelli che ho visto io. È qui per voi. Da questa parte. Tutti i nuovi residenti. Da questa parte. Per tutto il posto. Wow. Avvicinati al tavolo, prendi una tuta. Mamma mia. Vi serviranno le tute per poter procedere oltre. Dacci sta tuta, su. Grazie. E adesso? Segui il dottore. Ti farà vedere dove andare. D'accordo. Voi tre, seguitemi. Andiamo, forza. Questa è la nostra nuova casa. Oh, vi piacerà. È una delle nostre strutture più avanzate. Non che le altre non siano magnifiche, intendiamoci. È andata. La nostra casa. Tutte le nostre cose. Mia madre e mio padre a Washington. Quanto pensa che resterà? Mamma mia, sono curiosissimo di vedere come... ...ho tutto alla riunione di orientamento, ma prima dobbiamo fare alcuni controlli medici. Che spettacolo. I nomi man mano che... studiate per essere non solo confortevoli, ma anche alla moda. Pronti per il futuro, giusto? Quindi? Ehi. Che tocca fa? Sali qui sopra e indossa la tua tuta del volto. Cos'è?
capsula ti decontaminerà e depressurizzerà per poter poi procedere nel corpo. Rilassati. Inizia una nuova vita. Mamma mia. Ma vi immaginate se succedesse una cosa del genere dal vivo? Procedura completata. Tra 5, 4, 3. Ma cosa cazzo? Ma non ci stanno pressurizzando e decontaminando? C'hanno... Questa è tipo la cosa criogenica. C'hanno ibernato. Ci hanno preso violentemente per il culo. No, e mia moglie e mio figlio? Ma fatemi uscire, oh. Perché stanno fregando mio figlio? Oh. No, no, non gli sparare. Ecco. Ma porca troia. Ma chi è questo infame maledetto? No, vabbè, ma che presa male. Ma se riesci a aprire sto coso? Avaria critica nella stazione criogenica. Abbandonare immediatamente i Bolt. Mamma mia. Forza! Deve esserci uno sblocco. Sarà sta cosa? Avanti, 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 Dio mio! Avaria critica nella stazione critica. No. Troverò i colpevoli. Riporterò a casa Sean. È una promessa. Ma non ci voglio credere. Avaria nello sblocco manuale della capsula criogenica. E mo? Beh, paro. Avaria nello sblocco manuale della capsula. Perché la morte che ha fatto tutto questo? Niente, non se ne apre più mezzo. Avaria nello sblocco manuale. C'è qualcuno? Della capsula criogenica. Sono morti. Tutti morti. Bene. Vediamo un po'. Avrei il sistema arrivati ai bypass isolati manuali e remoti. Comandi disattivati. Bene. Supporto vitale offline. Niente. Stato occupante capsula. Vuota. Segnale. Stato occupante sconosciuto. Questo qua si apre. Causa della morte, asfissia dovuta al malfunzionamento del supporto vitale. Bene. Vabbè, direi che non si può fare niente qua. Ma che pezza, ma che presa male clamorosa. Vediamo se si trova qualcosa. Beh, io mi prendo un po' di cose perché. Oddio. Avaria nello sblocco manuale della capsula criogenica. Non se ne apre una, oh! Ma perché? Vediamo salto terminale. Stato occupante. Vabbè, qua sono tutti morti per lo stesso motivo. Niente, non.
Non funziona mezzo terminale. Vabbè, ma è assurdo che se è aperto solamente il mio e quello di mia moglie. Niente, vabbè, non si può fare nulla. Ok, claro. Di qua. Allora, andiamo di manganello. Tutti i residenti devono abbandonare. Che cosa? Forcina. Prendi. Steampack. Avaria critica nella stazione critica. Denaro, fantasticolla. È stranissima la gestione dell'inventario quando, cioè, già ti indica che cosa c'è dentro agli oggetti. L'effetto sorpresa è un po' andato a puttane, ma... Però scusate, prima l'indicatore dava qua. Inaccessibile. Ok. Avaria nello sblocco d'emergenza della porta. Contattare un manutentore della Voltec per ottenere assistenza. Capirei, valla a trovare adesso il manutentore della Voltec. Bene. Avanti, avanti. Premi RT per attaccare. Scarafaggio radioattivo che non mancano mai. Scarafaggi giganti. Ma che... Tu perché non hai giocato ai vecchi Fallout? Allora, terminale ricreativo. Terminale ricreativo, problema del soprintendente. Ricordate che l'uso del terminale ricreativo è un privilegio. Vabbè. Top 10. Ricti, ma che cazzo? Oh. Ma che cos'è questa cosa? Ma che... Ma... Che cosa sto facendo? Vabbè. Presto, presto. Niente, bene, ho calcolato malissimo il salto. Io non so che cosa dire, sinceramente. Vediamo un po' se mi riesco a prendere quella sorta di indicatore. Vediamo il salto, ecco, almeno prendo un po' le misure. Ok. Niente, non riesco a salire le scale. Vabbè, facciamo l'ultima vita, poi arrivederci e grazie, perché in questo momento non credo che lui vorrebbe giocare ai videogiochi, sinceramente. Per quanto potenzialmente affascinante come gioco, ma... Bello il potenziamento, devo dire. Niente, vabbè. Non siamo riusciti ad arrivare alla vetta. Play again, anche no. Vabbè, ci siamo fatti la partitina. È una sorta di Inception, il videogioco nel videogioco. Frigorifero non c'è niente. Qua non c'è niente. Al bagno non c'è niente. Vabbè, beviamo, anche se non credo ci serva granché. Ma non c'è niente da prendere qua. Ho bisogno di qualcuno che mi dia qualche risposta. Mamma mia. Direi che tocca stare attenti lì. Prendi tutto, assolutamente. Vabbè. Cos'è successo qui? Dove sono tutti? Non è rimasto nulla. Ma questa bella tuta che ha addosso non si può fregare, no? Qualcuno è vivo. Qualcuno è riuscito a uscire. Dai, dai. Oh, forza. Poi penseremo a Radaway.
Sì. Pistola, munizioni. Questo lo aspettavo. Lo aspettavo. Non ci sono superstiti oltre a me. È la classica situazione in cui non sai se sperare di morire anche tu o se uno deve ritenersi contento di essere sopravvissuto. Carina, dopo tornerò a prenderti. Perché cazzo allora non riuscirò a forzarla. E sfondiamola. No, io volevo usare un'altra cosa, ecco. No, non si può interagire in alcun modo. Perfetto. Cassettone non c'è sta niente. Pacchetto di sigarette. Si potrà vendere bene quando sarà. Ecco, perfetto. Qua non c'è nulla. Adesso che abbiamo la forcina, prova ad aprirlo. È bloccata. Niente, è troppo complessa. Vabbè, allora. Allora fai senza. Cryolator. Da tempo segniamo di rendere l'ibernazione accessibile in modo portatile su richiesta. Il Cryolator è il mio ultimo esperimento. Fortunatamente ho a disposizione una grande scorta di sostanze chimiche e componenti per i collaudi del prototipo. È un ottimo modo di occupare il tempo mentre aspettiamo il via libera. Vabbè. Manuale protocolli. Ammissione dei residenti. Come il segnale della Voltec, tutte le persone devono presentarsi all'area d'ingresso per assistere gli abitanti del Volto con accoglienza. Il personale di sicurezza manterrà l'ordine e assicurerà che nessuno degli abitanti o del personale tenti di abbandonare il Volt. Lo staff di ricerca prenderà in carico il singolo abitante e lo accompagnerà alla capsula criogenica designata. Gli abitanti non presenti sulla lista verranno allontanati e, se necessario, detenuti con la forza da parte del personale di sicurezza. Una volta sistemati gli abitanti nelle rispettive camere di conservazione, occuparsi degli eventuali detenuti. L'ingresso del Volt deve rimanere sempre chiuso. Via libera di evacuazione. Io vorrei capire perché ci hanno fregato. In seguito a un evento nucleare, la Voltec monitorerà la superficie alla ricerca di pericoli come radiazioni, invasione nemica, eventuali altri attacchi e altri fattori. Se le condizioni saranno sicure, questo terminale riceverà l'avviso di via libera. In seguito alla ricezione dell'avviso di via libera, il personale della Voltec potrà essere evacuato a discrezione del soprintendente. Ignorare eventuali avvisi da parte di organizzazioni o individui non associati alla Voltec, inclusi ufficiali governativi e militari. Gli abitanti non devono essere rimossi o evacuati. Gli ufficiali della Voltec se ne occuperanno a distanza solamente dopo che lo staff del Volt 111 sarà stato evacuato. No, vabbè, questa abbiamo. Quindi, registro del soprintendente. Ecco, magari capiamo qualcosa. Preparative, l'orientamento finale dello staff è completato. Quasi tutti gli abitanti di Sanctuary Hills sono stati registrati e anche molti abitanti di Concord. I supervisori della Voltec questa settimana sono venuti da me per una revisione tecnica. Il Volt è pronto. Posso solo immaginare le meraviglie di cui i nostri abitanti saranno testimoni. Viaggiare nel futuro, vorrei tanto unirmi a loro per vedere che cosa ci riserva. 23 ottobre. Ci siamo, per fortuna la maggior parte dello staff era disponibile quando è arrivato l'avviso preliminare. Avviso che è arrivato più tardi del previsto. Ma manca solo Nordhagen quando abbiamo chiuso. Mancava solo Nordhagen quando abbiamo chiuso l'ingresso. L'accoglienza degli abitanti è affidata via liscia. Ce l'hanno fatta tutti, perfino la famiglia che ha atteso fino all'ultimo momento. Temevo che ci sarebbe stato un livello di sospetto più elevato, ma per questa gente si è svolto tutto così in fretta. Forse erano troppo spesati per farsi domande sulle capsule criogeniche. Mal funzionamento del sistema. Oggi abbiamo avuto problemi con la capsula C3. Il soggetto sembra aver sofferto di palpitazioni cardiache. Niente di potenzialmente letale, tuttavia insolito. Abbiamo capito troppo tardi che la capsula era danneggiata, colpa della stazione criogenica. Il soggetto si è quasi sciolto. Bene. Non ne siamo certi, ma sospetto che una falla nei sistemi di bypass remoto della Voltec abbia inviato un segnale errato. Dobbiamo stare allerta. Spero solo che i loro sistemi siano affidabili una volta evacuato lo staff. Non è ancora arrivato il segnale di via libera, nonostante siano quasi alla fine del periodo di permanenza obbligatoria di 180 giorni. Non è mai stato previsto che le scorte durassero più di tale periodo, nonostante i miei sforzi la gente comincia a interrogarsi su cosa stiamo facendo qui. Se pensano di andarsene al termine di 180 giorni sono dei folli, l'esposizione delle radiazioni ucciderebbe tutti, nel caso in cui la porta del Volt venisse aperta.
L'intento del segnale di via libera era quello di ricevere ulteriori istruzioni dalla sede principale. Non so cosa fare, non posso aprire il vault. Le scorte non dureranno in eterno. Non devo far altro. Non devo far altro. Non posso andare avanti nel testo. Ah, che mantenere la situazione sotto controllo fino al via libera. Ammutinamento. Un gruppo di persone capitato dal personale di sicurezza si è rivoltato contro di me, pretendendo di poter uscire dal vault. Idioti. Non aprirò quella porta per finire morti qui a causa delle radiazioni. Sto frazionando le scorte rimaste, esigendo la collaborazione dello staff. Dobbiamo dare priorità a chi merita il poco cibo che ci resta. Ho peccato di generosità con le razioni. Se alla gente non piace, tanto meglio, meno bocche da sfamare. Mamma mia. Apri galleria. La galleria di evacuazione del personale è ora aperta. Ricorda a tutto lo staff di agire con ordine e di seguire i protocolli di chiusura prima di uscire e di sigillare nuovamente il vault 111. Conserva tutti i registri e i dati di ricerca dello staff. Contatta i superiori di zona della vault e poi vabbè, questo non ci frega niente. Ok, bene, qualcosina perlomeno abbiamo capito in più sulla storia, per cui direi di procedere. Oh cazzo. Tieni il modello T per puntare l'arma. Bella. Liscio. Ah. Oh. 600 colpi. Allora, cerchiamo di... C'è una sensibilità un pochino troppo alta per i miei gusti. Questo mouse... Sì, questo mouse. Buonanotte, questo pad. Infatti, per il momento... Andrei tranquillo su un manganello, anche perché, insomma, sprecare munizioni con questi mi sembra un po' stupido al momento. Ah. Allora, io sono terribilmente confuso. Bene. Pip-Boy, finalmente. Il momento tanto atteso. $64k di RAM. Avanzatissimo il nostro P-Boy. Allora, abbiamo tutto quello che ci interessa. La mappa. Mappa locale. Mappa del mondo. Che non si può neanche allargare. Ah, sì. La mappa sembra piuttosto piccola, a dire il vero. Beh, oddio, dipende tutto dalla nostra posizione, quanto, cioè, qual è il rapporto, insomma, oddio. Ah, ecco. Siamo pronti? Sì. Sequenza ciclica della porta del vault attivata. Si prega di allontanarsi. È il momento di andarsene, signori. No, scusate. E luce fu. Che tristezza. Preso malissimo. Vabbè, nostro figlio sicuramente avremo modo di ritrovarlo, forse, nel corso dell'avventura. La moglie è andata. Vuoi modificare qualcosa? Modifica aspetto, sì.
prima di andarcene, una cosina volevo farla al volissimo, visto che la faccia non mi piace minimamente del nostro personaggio. Ecco, mi piace più questo. Gli cambiamo il colore dei capelli e lo stile. I capelli mi piacevano quelli che avevamo prima, ecco. Colore nero. Peli facciali. Ecco, mi sembra un personaggio decisamente più adatto alla zona contaminata, sinceramente. Bene, adesso siamo pronti, possiamo uscire. Completo, via. Buon ritorno in superficie. Quello là che avevamo prima sembrava il coreano di Walking Dead, quindi anche no. Finalmente siamo fuori. Il mondo com'è ridotto. Porco Giuda. Ridotto malissimo. Ma è tutto completamente sfasciato. Che desolazione. Vediamo un po' se troviamo qualcosa. Ventilatore che non si sa bene cosa ci possiamo fare. Vabbè, io prendo tutto per il momento. Munizioni. Portacenere. No, vabbè, per il momento non possiamo fare nulla. Com'è che mi abbassavo? Carne. Documenti, non possiamo farci nulla. Ok. Proviamo ad andare a casa, se mi ricordo vagamente dov'è. Mamma mia. Hanno fatto tutti una bruttissima fine. Ma veramente bruttissima. Graficamente devo dire che non è così deludente come me l'avevano prospettato le tante persone che hanno scritto cose senza senso su internet e sui forum. Cioè, mi sembra più che discreto. Belli effetti di luce. Non mi abituerò mai al salto con Y. Steampack. Ma vattene via. Subito danni da radiazioni. La tua salute massima è ridotta. Visita un dottore. Adesso non ci abbiamo tempo. Oh, questo è rimasto. È rimasto invariato. Oh, rispetto a prima. Si è rotto. Ma porcaccio Giuda. Oh. Bene. Abito con lustrini di carica di benzina. Bene. Cassettone non c'è sta niente. Beh,
Direi che qua abbiamo preso tutto ciò che c'era da prendere, per cui... No. Nel frigo c'è una nuca curry, uova farcite. La porta non s'apre. Vabbè, passiamo dal giardino. Mamma mia, ma che ansia, vede tutto ridotto così. La tana di un cane. Beh, direi che possiamo avanzare. Qua le varie case poi me le farò in un secondo momento. E qua mi sa che... eccolo! Cogsworth! È davvero lei! Ebbene sì! Cos'è successo? Cos'è successo? Al mondo? Al mondo, signore? Beh, a parte i nostri gerani che sono ancora l'invidia di Sanctuary Hills, temo che qui sia stata una vera noia. Ma le cose torneranno ad essere molto più interessanti con lei e la signora. A proposito... dov'è? Indovina un po'. L'hanno uccisa. Signore, queste cose che mi dice, queste terribili cose, io ritengo che le serva una distrazione. Sì, una distrazione per calmarsi. Oh, è da anni che non facciamo una bella attività di famiglia. Scacchi! Oh, ma cosa cazzo sta dicendo? Adora quel gioco. Il piccolo è con lei. L'hanno preso. È stato rapito. È stato rapito. Ma lo troverò. Riavrò indietro mio figlio. È peggio di quanto pensassi. Soffre di paranoia da fame. Ma come 200 anni? Per 200 anni può portare a questo tempo. Avevo rimosso che era passato tutto sto tempo. 200 anni? Cosa? Stai dicendo che... In effetti un po' più di 210, signore. Più o meno, considerata la rotazione della Terra e alcuni piccoli problemi con il mio vecchio cronometro. Ciò significa che è in ritardo per la cena di due... Vabbè! Battutone, proprio! Cogsworth, ti comporti in modo un po' strano, che c'è? Io... Oh, signore, è stato terribile. Due secoli senza nessuno con cui parlare, nessuno da servire. Ho trascorso i primi 10 anni a cercare di mantenere incerati i pavimenti. Ma poverino! Il legno chimico dalle particelle nucleari. Nulla! E non le dico la futilità di spolverare una casa crollata. La macchina! Ma è fantastico, vabbè. Cosa sai? Cosa sai, Cogsworth? Temo di non sapere nulla, signore. Quando sono cadute le bombe siete scappati tutti in fretta. Ero sicuro che lei e la sua famiglia foste morti. Ho trovato questo olonastro. Credo che la signora volesse regalarglielo. Una sorpresa. Ma poi... Beh... È accaduto tutto. Mamma mia. Grazie, Cogsworth. Prego, ora... Niente, sta in crisi psicologica. Possiamo cercare insieme nel quartiere? Potremmo trovare la signora e il piccolo... Sicuro. Hai visto qualcosa di pericoloso? Oh, il solito, signore. Cani e mosche fastidiose. Devo indagare? Mamma, oddio, forse. Non lo so, Cogsworth, io... Mi segua. Beh, ragazzi, io direi che, visto che credo che siamo sull'oretta buona, come scopriamo questo Fallout può chiudersi qua, io magari metto un attimo in pausa, ecco. Può chiudersi qua questo scopriamo, come poi vi avevo anticipato, non credo che farò una serie su Fallout 4 per il semplice fatto che... è un gioco veramente mastodontico, io ho tante serie che sto portando avanti, tante cose che voglio continuare a fare, una serie su Fallout richiederebbe veramente troppo tempo, però
Credo proprio che Fallout sarà un appuntamento piuttosto frequente sul canale. Mi devo inventare qualcosa, magari in questo senso potrete essermi utili anche voi, per cui se avete qualche idea particolare. Quello comunque che posso dirvi è che sicuramente nei prossimi giorni troverete diversi video sul gioco, magari approfondimenti vari su alcune funzioni e caratteristiche del prodotto, per cui non pensate insomma che questa sia l'ultima volta che vedrete Fallout 4 sul canale. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio come sempre per avermi seguito, spero che il video vi sia piaciuto, ovviamente aspetto di sapere cosa ne pensate sia del video sia soprattutto del gioco, soprattutto se avete avuto modo di provarlo voi stessi, per cui ragazzi niente, ci vediamo alla prossima.